e non posso, quindi oltre a ringraziare e salutare tutti, far intervenire mio zio Guido Civitino, che è stato l'ideatore, che fortemente ha voluto all'inizio con la partnership della Camera di Commercio creare questo evento internazionale più importante. Per cui faccio i miei saluti a tutti voi, vi ringrazio di essere qui stasera e passo la parola a Pietro. Tutte queste manifestazioni, queste gratitudini, queste forme diciamo museali organizzate un po' tutto il mondo, tutte le parti d'Italia, noi di Piedimonte non dedicare a caluso qualche cosa, la cosa ci ho pensato, ho organizzato una grande società, una società diciamo che in effetti è una onus, dove ne viene diciamo rappresentato tutto quello che è un itinerario diciamo turistico riferito alla città antica di Piedimonte da Lipse dedicata. Il tenore Jacopo Cucciolillo eseguirà ora
ma se mi è forza perderti, dal ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Quindi, dall'idilli di Giacomo Piccini, nel ruolo di Roberto, il protagonista, ruolo che gli ha dato uno straordinario successo in questi giorni al Festival di Torre del Lago, Vincenzo Costanzo canterà Torna ai felici di, sempre di Giacomo Puccini, il tenore Mario Greco, e seguirà dall'opera La fanciulla del West, l'aria che l'ampira. Thank you.
Cheminée di Umberto Giordano, un D dall'azzurro spazio, cui seguiranno due arie dall'opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, Firenze è come un albero fiorito, cantata dal tenore Mario Greco, e la celeberrima O mio bambino caro, cantata dal soprano Alessia Di Cicco. Come un angelo e disse
piazza dei signori è troppo e pronte, ma le radici forze nuove apportano dalle montagne limpide e fragonte. Vincenzo Costanzo
con una canzone che non ha bisogno di presentazioni. Thank you.
Thank you.
rose maggio. Se assai più belle la giornate sono, tu soffi a noce, poi sono guardate, l'uomo c'è sta maschera.
Quest'anno abbiamo la fortuna che il paese, la città di Piedimonte ha fatto la collaborazione con il Festival Puccini nei 100 anni della morte di Giacomo Puccini, con anche il marchio del Comitato Caruso. È un traguardo importantissimo perché non è solo un concerto a livello regionale, ma è un concerto che ha ambiti e visioni internazionali. Nelle interviste che ho rilasciato ho detto una frase importante. Mi hanno chiesto come avvicinare l'opera ai giovani. Noi italiani abbiamo avuto la fortuna di avere due grandi colonne che ci hanno insegnato una cosa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che dicevano che fin dall'asilo bisogna educare i bambini, perché la pianta quando è piccola cresce bene. Ecco, questo è quello che sta facendo questo paese e io sono fortunato di essere qui. La prima volta che sono venuto ho respirato quest'aria dove è stato generato, diciamo, concepito Enrico Caruso, e dall'anno scorso adesso la mia carriera ha avuto un'evoluzione ancora più internazionale, con debutti con direttori dello spessore di Daniele Gatti, Michele Mariotti,
e a novembre con Riccardo Muti. Quindi devo dire che l'aria di Piedimonte in Matrese va bene, quindi respiriamo la noi cantanti di Muti. Grazie, vi lascio con Alessia e Elisa.